Una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga ed era sabato. C'era anche una donna malata. Da 18 anni, uno spirito maligno la teneva ricurva e non poteva in nessun modo stare dritta. Quando Gesù la vide, la chiamò e le disse: «Donna, ormai sei guarita dalla tua malattia». Posò le sue mani su di lei ed essa subito si raddrizzò. E si mise a lodare Dio. Ma il capo sinagoga era indignato perché Gesù aveva fatto quella guarigione di sabato. Si rivolse alla folla e disse: «In una settimana ci sono 6 giorni per lavorare. Venite dunque a farvi guarire in un giorno di lavoro e non di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Siete ipocriti. Anche di sabato voi slegate il bue o l'asino dalla mangiatoia per portarli a bere, non è così? Ebbene, questa donna è discendente di Abramo. Satana la teneva legata da 18 anni. Non doveva dunque essere liberata dalla sua malattia anche se oggi è sabato?» Mentre Gesù diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano pieni di vergogna. La gente invece si rallegrava per tutte le cose meravigliose che Gesù faceva.